Buonasera telespettatori di ATV, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Daedalus, il nostro settimanale di approfondimento. Quest'oggi notizia freschissima, maxi operazione dei carabinieri dalle primissime ore di questa mattina. Molti bolognesi ci hanno scritto, hanno anche chiesto alla nostra redazione che cos'erano tutti quegli elicotteri, quel passaggio continuo di veicoli dei carabinieri che sono stati anche filmati in qualche caso e inviati alla nostra redazione. Ebbene, era proprio questa maxi operazione dell'arma contro il traffico di droga. È stata smantellata un'ampia organizzazione italiana, albanese, nordafricana che di fatto portava in città molto stupefacente che poi veniva in gran parte smerciato proprio sotto le due torri. Da qui partiamo per parlare di sicurezza, ma non solo di sicurezza, con l'assessore alla sicurezza del Comune, Alberto Aitini. Buonasera e bentornato a Daedalus. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Come sempre, ormai lo conoscete, l'assessore Aitini ha una serie di deleghe che ci interessano molto, perché si va appunto dalla sicurezza alla rimozione dei rifiuti, al tutto il comparto del commercio e alla pulizia delle strade, per esempio. Quindi avremo tante cose da dire, ma partiamo proprio da qui, dall'operazione di questa mattina. Si parla tanto di problema spaccio, problema traffico stupefacenti a Bologna, le segnalazioni UPOL, che sono quelle attraverso questo speciale app che tutti i cittadini possono scaricare per eventualmente segnalare fenomeni di spaccio, si ripetono, ma la forza pubblica, insomma, in qualche modo risponde. Oggi l'abbiamo visto, ecco. Sì, esattamente. Penso che innanzitutto debba andare il nostro grande ringraziamento ai carabinieri. Ho chiamato stamattina il colonnello Solazzo, comandante provinciale dei carabinieri, per ringraziarlo a nome della città per questo straordinario intervento, perché, come diceva lei, smantella una organizzazione che partiva dalla Spagna e arrivava a Bologna. L'operazione di oggi dimostra innanzitutto che il contrasto all'illegalità è molto forte e molto importante, quindi i carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, insomma le forze dell'ordine in generale fanno un lavoro straordinario che porta a dei risultati come quello di stamattina, che si vede molto, ma ci sono tanti risultati che magari non si vedono, ma che in realtà si raggiungono quotidianamente nell'arresto, ad esempio, agli spacciatori che vediamo nelle nostre strade. Dall'altra parte però si vede che la criminalità organizzata ha messo Bologna come uno dei luoghi di arrivo delle sostanze stupefacenti, e quindi il consumo in questa città è molto ampio e noi dobbiamo lavorare su entrambi i fronti, quindi contrastare l'illegalità e lo spaccio, ma anche far capire a tutti, a partire dalle giovani generazioni, che il consumo di droga è pericolosissimo e fa male alla salute e poi va a finanziare le organizzazioni criminali. Quindi due gli aspetti, affrontiamo noi questa sera quello ovviamente del contrasto allo spaccio e al traffico, il suo impegno sulla Montagnola ha avuto dei risultati, abbiamo già affrontato questo tema e abbiamo già parlato un po' dello spostamento, del fenomeno dello spostamento degli spacciatori dalla Montagnola per esempio a Piazza Ottagosto e le zone limitrofe. Anche qui l'impegno è quello, perché abbiamo parlato dei risultati dell'arma dei carabinieri, ma ricordiamo sempre anche il grande lavoro della Polizia di Stato, che comunque è fondamentale in questa città. Proprio di ieri sera un comunicato del Ministro dell'Interno Lamorgese che parlava di questa insistenza nel presidiare le aree delle città, di tutte le città d'Italia, in cui c'è il fenomeno dello spaccio. Penso appunto adesso a Piazza Ottagosto. Ecco. Esattamente, il Ministro dell'Interno ieri ha ribadito il grande impegno della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine sul contrasto allo spaccio. Io penso che noi a Bologna abbiamo dato un segnale fortissimo, che sia quello della Montagnola. La Montagnola era un luogo dove da 40 anni c'era lo spaccio, lo dicono gli stessi ambulanti, gli ambulanti più anziani che sono lì da decenni. C'è sempre stato, adesso non c'è più. Non c'è più perché il Comune ha chiesto un intervento radicale che ha portato appunto, tramite il meccanismo del presidio fisso, dei controlli quotidiani, a debellare quel fenomeno. E questo è un risultato di cui penso che tutta la città debba essere contenta, perché la Montagnola è tornata a un parco che era pericoloso e che adesso è assolutamente vivibile da tutti, dalle famiglie, dalle donne, dai bambini, chiunque voglia andarci, non c'è nessun pericolo. Come diceva lei, è chiaro che non è che lo spaccio è scomparso dalla zona, spesso si sposta e quello che bisogna fare è non dargli tregua, quindi continuare ad inseguirlo, continuare ad andargli dietro.
E quindi Polizia e Carabinieri fanno prima di tutto questo, e il nostro ringraziamento deve essere costante. L'amministrazione comunale supporta questo lavoro anche con l'impegno della polizia locale, e poi al tavolo in prefettura del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza si decide insieme quali sono le aree più critiche, anche grazie alle segnalazioni dei tanti cittadini, perché a Bologna c'è questo bellissimo fenomeno che i cittadini segnalano i problemi, non si fanno i fatti loro come succede da altre parti, ed è una cosa secondo me di cui la città deve andare fiera. Io dico sempre ai cittadini: scrivetemi. Alcuni mi dicono: non le scriviamo perché la disturbiamo. No, mi dovete scrivere, perché io voglio conoscere ogni singolo problema della città e provare a risolverlo. Sulle tematiche della sicurezza, il tavolo in prefettura, il comitato ci sta dando una mano a risolvere tutte queste criticità, ad esempio quella che diceva lei di piazza 8 Agosto, delle vie limitrofe, dove si è deciso adesso di fare un intervento simile a quello della Montagnola, concentrarsi su queste zone e debellare il fenomeno dello spaccio. Si sposterà da un'altra parte e gli si andrà dietro, e lo si colpirà anche in base a dove andrà. Abbiamo ricordato Carabinieri, abbiamo ricordato Polizia di Stato, non possiamo non ricordare la Polizia locale. Tanti bolognesi continuano a chiedere: li vogliamo vedere sulle strade, vogliamo che facciano attività sul territorio anche solo per una questione di deterrente nei confronti degli spacciatori o di altri malintenzionati. Avete cambiato il sistema di presidio, diciamo, della zona universitaria, qui ci spostiamo appunto da Piazza d'Agosto a Piazza Verdi, e ci sono stati anche dei risultati recenti, parlo di contrasto a questa odiosa truffa che spesso mettono, che purtroppo, non spesso, per purtroppo qualche volta è stata messa in atto a Bologna, della finta associazione per i sordomuti, che raccolgono soldi per i sordomuti. Quindi diciamo che la Polizia Municipale anche in questo caso sta un po' cambiando pelle? Beh, innanzitutto io li voglio ringraziare, i nostri agenti, fanno un lavoro durissimo. E fanno un lavoro che magari non si vede ma che è importantissimo, e fanno si occupano di tantissime problematiche della città. Pensiamo a un incidente stradale, ad esempio, quante volte purtroppo succede e c'è sempre l'intervento della polizia locale. E poi si occupano anche di dare un sostegno alle forze dell'ordine anche su queste tematiche, che non sarebbero prettamente compito della polizia locale, però nei fatti si è arrivati anche ad occuparsi di questo. Io penso ad esempio al nostro nucleo cinofilo, che è un'eccellenza di questa città, e anche le forze dell'ordine un po' ce lo invidiano, il nucleo cinofilo della polizia locale. Ma ci spieghi, perché magari qualcuno è curioso e dice: ma cosa, perché la polizia locale ha un nucleo cinofilo e come funziona e come viene impiegato? È molto bello, è un nucleo cinofilo di alcuni cani che chiaramente rinnoviamo anno dopo anno, cercando di prenderne sempre di più, e diventano in simbiosi con il loro padrone, il loro agente, che non solo lavora con l'animale durante le ore di lavoro, ma ci vive tutta la vita, quindi se lo porta a casa, gli dà da mangiare, diventa come una persona, come ognuno di noi che ha un cane, e quindi non è solo un compagno di lavoro, ma diventa un compagno di vita da accudire e da viverci anche durante le ore non lavorative. Sono animali altamente specializzati nel ritrovo di sostanze stupefacenti, e in questi mesi anche voi ne avete dato pubblicità, hanno fatto tantissimi rinvenimenti. Noi parliamo spesso della Montagnola, della zona universitaria, ma penso anche a tante zone della periferia, e quindi vanno in giro anche seguendo le segnalazioni dei cittadini con appunto il loro agente, e cercano di scovare i luoghi dove gli spacciatori nascondono la droga, oppure scovare anche addosso alle persone, perché poi il fiuto li porta anche a trovare una persona che ha addosso della droga, e quindi la gente, certo, Poi chiaramente interviene, e siamo molto contenti perché stanno dando dei grandi risultati. Quindi gli agenti di polizia locale non si dovrebbero occupare primariamente di questo, però lo fanno anche per grande spirito di servizio. Allora, invece di criticarli sempre, secondo me è importante anche far capire che fanno un lavoro molto importante,
e che danno un contributo fondamentale alla nostra città. Sì, mi permetto appunto di dirle che secondo me i cittadini bolognesi apprezzano molto quando, anche come lei diceva, anche se non è loro compito, quando la gente di polizia locale fa attività sul territorio, secondo me c'è una risposta molto positiva da parte della cittadinanza. Sì, noi con loro stiamo, anche con i loro rappresentanti sindacali, lavorando per far sì che siano sempre di più per strade, quindi che siano sempre di più in mezzo alle persone e in mezzo ai problemi. Per di più ne approfitto anche di questa trasmissione per dire che nel 2020 arriveranno nuovi agenti di polizia locale, perché la Regione Emilia-Romagna sta facendo il concorso, il Comune parteciperà, cioè il Comune chiederà, certo, appunto una parte degli agenti che parteciperanno al concorso arrivino al Comune di Bologna, e quindi nel 2020 avremo esatto, nuovi agenti che saranno subito entro la metà del 2020 su strada, e quindi daranno come i loro colleghi un contributo, ma andranno a rafforzare le fila della Polizia Locale di Bologna. Poi dicevamo appunto che in zona universitaria il presidio adesso è mobile, non è più fisso. Io di questo sono molto contento, è una richiesta che io ho fatto fortemente, che ci è voluto anche un po' di tempo, ma è un risultato importante. Cioè il sistema in zona universitaria era il controllo di Piazza Verdi, e quindi noi vedevamo sempre il presidio delle forze dell'ordine in Piazza Verdi. Io penso che debba essere un presidio diffuso in tutta la zona universitaria, perché i problemi non ci sono solo in Piazza Verdi. E allora siamo riusciti a cambiare questo meccanismo, e adesso me ne sono accorto anche personalmente poche sere fa che passeggiavo in zona universitaria, perché poi amo andare a controllare dove ci sono i problemi per rendermi conto di persona, e ho visto una macchina della Polizia di Stato passare a passo d'uomo in una via limitrofa a Piazza Verdi, in una di quelle vie piccoline dove magari è proprio lì il problema, ed è proprio quello che devono fare, andare a passo d'uomo, magari a piedi, e se c'è un problema intervenire subito. Cioè, quindi il controllo del territorio si deve allargare, non dobbiamo solo concentrarci su alcune zone che magari sono problematiche da tanto tempo e quindi tutti siamo concentrati su quelle, ma io voglio che tutta la città sia presidiata, il controllo del territorio deve essere dalla zona universitaria all'estrema periferia, tutti i cittadini si devono sentire sicuri, non c'è un cittadino di serie A, un cittadino di serie B a seconda di dove abita nella città, e quindi su questo anche le forze dell'ordine stanno facendo un grande lavoro. E poi c'è bisogno del governo, perché noi abbiamo bisogno di più forze, più polizia e più carabinieri. Il governo precedente ci aveva promesso nuovi agenti che non sono arrivati, e allora lo chiediamo, ne approfitto anche di voi stasera, per chiederlo al governo attuale. Bologna è una delle città più importanti d'Italia e ha bisogno anche di un numero maggiore di forze dell'ordine, polizia, carabinieri, dell'esercito. Abbiamo tanti luoghi sensibili nella città, ci siamo occupati recentemente della sinagoga, visto quello che è successo in Germania, certo, pochi giorni fa, e ci stiamo occupando di rafforzare anche lì il presidio. Lei aumenterebbe l'utilizzo dei militari per il presidio, anche solo come deterrente, come si diceva? Io penso che i militari, se devono stare in caserma, è meglio che stiano per le strade, quindi è chiaro che magari non è prettamente il loro compito, ma danno un ruolo fondamentale. Noi militari abbiamo l'idea del militare che va a fare le missioni all'estero, ecco, ma ci sono tanti militari che stanno nelle caserme in giro per il nostro paese. Piuttosto di tenerli lì, cerchiamo di farli uscire per le strade a presidiare. In Montagnola abbiamo usato anche l'esercito, certo, e i risultati si sono visti. Che non vuol dire militarizzare la città, ma vuol dire dare un supporto e un contributo alle forze dell'ordine nel presidio del territorio. Quindi io penso che anche su questo si possa fare un ulteriore salto di qualità, e che anche vedere i militari, così come polizia e carabinieri, in giro per la città renda la città più sicura e anche i cittadini. Senta, poi ci sono un altro sistema di sicurezza, che sono le telecamere, quindi la possibilità anche in tempo reale di vedere quello che succede magari negli angoli un po' più sensibili della nostra città. Anche in questo caso voi avete aumentato, se non sbaglio in particolare nei parchi, il numero di telecamere, di occhi, diciamo, sul territorio. Sì, è chiaro che le forze dell'ordine non possono essere in ogni angolo delle strade, probabilmente non sarebbe neanche possibile, chiaramente.
E quindi la tecnologia ci deve aiutare in questo. E quindi presidiare la nostra città con occhi elettronici, con telecamere di videosorveglianza ad alta risoluzione, ci permette anche di contribuire appunto al controllo del territorio. Noi quest'anno abbiamo investito 1 milione di euro sulla videosorveglianza della nostra città, l'ha fatto l'amministrazione comunale di Bologna. E nel 2020 investiamo 1 milione di euro per la videosorveglianza, quindi la stiamo potenziando in tutte le zone della città. Abbiamo appena finito di installare videosorveglianza nella maggior parte dei parchi. Adesso stiamo attivando la videosorveglianza fuori dalla tangenziale, quindi agli ingressi della città. Quindi quando usciamo dalla tangenziale e andiamo verso il centro della città, abbiamo messo, l'avrete visto, telecamere di ultima generazione che a breve potranno anche leggere le targhe delle macchine che entrano in città. Come avviene in alcuni comuni della città metropolitana già. Sì, questo ci serve per creare le white e le black list praticamente, quindi una macchina che magari è stata rubata, una macchina che non ha l'assicurazione, la telecamera certo. La vede, la si può individuare. Quindi se c'è un malintenzionato che dovesse entrare in città con una macchina rubata, la telecamera segnala questa cosa. Infatti con la questura, sono telecamere messe dall'amministrazione comunale, ma stiamo lavorando con la questura proprio per integrare questo sistema per far funzionare questo sistema nel migliore dei modi. Quindi quando ci sarà questa sorta di sono già state montate, cintura sono protettiva, sono in fase di attivazione, quindi partiranno subito e poi bisognerà creare la lista delle targhe, quindi lì magari ci vorrà un po' più di tempo, però intanto sono già montate e alcune sono già state attivate, altre sono in fase di attivazione, sono oltre 50 telecamere fuori dalla tangenziale, quindi controlleremo praticamente tutto, chiunque entra in città di fatto passerà sotto l'occhio elettronico del comune di Bologna. Poi le mettiamo nelle piazze e il prossimo progetto è piazze e porte, quindi in piazze sia del centro che della periferia, e nelle porte dei viali, anche per controllarle perché sono luoghi che vanno preservati, quindi non bisogna rovinarli, non bisogna scriverci sui muri, non bisogna... E quindi le porte della nostra città bisogna assolutamente tutelarle in ogni modo, e quindi anche lì mettiamo le telecamere. Per fare un esempio, un progetto che sta andando avanti, di cui mi fa piacere parlare stasera, è Piazza Giovanni XXIII e il treno della barca. Quindi parliamo della periferia della nostra città, è uno dei portici, il treno della barca, candidato all'UNESCO, e lì si è programmando un sistema di videosorveglianza sia del parco che della strada che del portico, che partirà nel giro di un paio di mesi con un finanziamento della Regione Emilia-Romagna, e anche lì quindi non ci occupiamo solo del centro, ci occupiamo di tutte le zone della città. Lì stiamo parlando di una zona di periferia che ha alcuni problemi. Col presidente del quartiere Vincenzo Naldi stiamo lavorando molto sia sugli aspetti della sicurezza, insieme ad altri miei colleghi di giunta, ad esempio sugli aspetti culturali, per fare in modo che la zona sia sempre viva e sia sempre vissuta. Abbiamo aumentato anche la pulizia sia del parco che del portico, e adesso mettiamo un importante sistema di videosorveglianza, è un investimento di oltre 100.000 euro solo su quel parco, la via e il portico, che penso che appunto vada nella direzione che dicevamo poco fa, continuare ad investire anche sulla videosorveglianza in tutta la città. Aiuta a prevenire che succeda un reato, ma nel caso purtroppo avvenga, aiuta poi a trovare chi è stato il responsabile. Le percentuali di arresti che arrivano in zone dove c'è la videosorveglianza e dove non c'è sono molto diverse. La videosorveglianza aiuta moltissimo gli inquirenti e le forze dell'ordine a trovare chi ha commesso un reato. Quindi noi continuiamo a lavorare in questo. È videosorveglianza che monta l'amministrazione comunale, ma che cede completamente alle forze dell'ordine. Quindi loro, la polizia e i carabinieri, possono vedere tutte le immagini, e anche la polizia locale, tutte le immagini delle telecamere che sono state montate. Sì. Ci sono quindi telecamere per la sicurezza in questo senso, per il controllo del territorio, e ci sono altri tipi di telecamere di cui parliamo però tra un attimo. Adesso ci fermiamo, facciamo una breve pausa, poi di nuovo in studio con l'assessore Aitini.
Nuovo in studio con Dedalus, in studio con noi oggi l'assessore Alberto Aitini, assessore alla sicurezza, al commercio e a tante altre questioni importanti della nostra città. Parlavamo di sicurezza, no? Di telecamere, di occhi sulla nostra Bologna. Ha spiegato, ci sono delle telecamere che controllano in tempo reale quello che avviene negli angoli più nascosti, più sensibili, addirittura telecamere che proteggeranno in qualche modo come una sorta di mura. No, abbiamo tante cerchie murarie, no? Nella nostra città in questo caso si parla di mura invisibili ma che proteggono e che controllano i veicoli che entrano dalle radiali principali, e quindi se c'è un'automobile magari rubata di persone che sono intenzionate a fare qualcosa di male, vengono subito individuate. Ma ci sono anche altri tipi di telecamere che voi installate per i furbetti dei rifiuti, diciamo così. Sì, è un progetto a cui crediamo molto, che hanno già fatto in altri comuni in Italia e anche nella nostra città metropolitana, e che stanno dando degli ottimi risultati. Sono telecamere che stiamo installando nelle zone dove abbiamo visto ci sono più abbandoni dei rifiuti. Parliamo chiaramente di rifiuti ingombranti, dei grandi rifiuti che vengono scaricati dalle auto o da furgoni. Telecamere che inquadrano tutta la zona e leggono la targa. In questo modo si risale al proprietario della targa e poi gli si fa la sanzione. Sono sanzioni anche molto salate, per di più scattano anche denunce penali in base al tipo di rifiuto che viene abbandonato. Qui purtroppo, guardi, siamo alla attualità proprio più immediata, proprio oggi pomeriggio il nostro collega Riccardo Borsari passava qui dietro, tra l'altro qui a poca distanza dalla sede di ETV, siamo in via Bencivenni, è una strada che collega, diciamo, via della Salute alla strada via dell'aeroporto, e c'è una zona proprio semi nascosta dietro alle erbacce, in cui, dietro alla vegetazione, diciamo, in cui addirittura ci sono, come vedete, dei sanitari. E qualcuno è evidentemente passato di notte e ha pensato bene di scaricare questo materiale così per strada. Esattamente, funziona così, lo possiamo dire, questi sono dei delinquenti, non c'è altro termine da usare, perché sono persone che abbandonano loro rifiuti, loro oggetti per strada, e chiaramente gravano poi sulla collettività, perché chiaramente noi ci attiviamo, ERA va a raccogliere i rifiuti che poi andranno in discarica con un costo per tutti. Quindi questi sono dei veri e propri delinquenti. Qui ad esempio, se è un luogo dove spesso vengono abbandonati i rifiuti, ha senso mettere una telecamera, delle telecamere che controllano, in modo che se qualcuno continua a farle bisogna individuarli e denunciarli e sanzionarli. Quindi questo è un classico esempio dove, per fortuna, nella nostra città di questo genere per di più sono pochissimi rispetto ad altre zone periferiche isolate. Sono quasi tutti in zone periferiche, ma noi vogliamo colpire questi che sono grandi abbandoni, ma ci sono anche gli abbandoni un po' più piccolini, ad esempio il materasso, le gomme dell'auto, cioè un frigorifero, cioè quegli abbandoni che, penso anche a lei, a me danno molto fastidio, per di più per i sistemi che noi abbiamo di raccolta. ERA viene a prendere gratuitamente a casa ogni tipo di rifiuto, di oggetto ingombrante che debba essere portato appunto alla discarica o differenziato. Viene gratuitamente, basta telefonare e prendere appuntamento. Oppure uno può andare anche all'isola ecologica di sua spontanea volontà, se lo carica in macchina, va lì e ha uno sconto sulla Tari. Quindi ognuno di noi che porta i propri oggetti che non utilizza più, cambio il letto o l'armadio, io lo porto all'isola ecologica, alle isole ecologiche sparse per la città, e mi fanno, in base al peso dell'oggetto, uno sconto sulla Tari. Quindi è anche utile andare a portare, invece di abbandonarli, è anche utile andare a portarli all'isola ecologica. Se uno non riesce perché magari appunto è troppo pesante, può chiamare ERA e si prende un appuntamento. Entro 7 giorni lavorativi, abbiamo concordato con ERA, devono venire a casa a ritirare. Massimo sette, a volte vengono anche il giorno dopo, ma abbiamo concordato che entro 7 giorni lavorativi loro devono prendere l'appuntamento per andare a ritirare l'ingombrante che la mattina, alla sera concordato, si mette fuori.
io e lei lo mettiamo fuori, cioè chi lo mette fuori, ed era di notte, passa, raccoglie e porta via. Quindi ed è completamente gratuito. Quindi utilizziamoli questi metodi. Chi non li utilizza, come dicevo prima, per me è un delinquente, perché sporca la città, sporca l'ambiente e grava sul resto dei cittadini, che poi si devono fare carico delle spese di queste persone che invece di fare o l'uno o l'altra cosa che dicevamo, quindi o chiamare ERA o andare a portare l'uso ecologico, fa questo genere di cose, cioè abbandona nelle nostre periferie, ma in giro per la città, questi oggetti. Quindi questi vanno trovati, denunciati e sanzionati. Le telecamere in questo ci aiutano molto, ed è per questo che oltre a quelle sulla sicurezza stiamo iniziando a mettere anche quelle per i rifiuti. Il tema dei rifiuti, dell'abbandono dei rifiuti è davvero molto sentito in città. Noi, come forse lei sa, abbiamo attivato un servizio di WhatsApp, video, denunce, eccetera, oppure tramite la pagina Facebook, e devo dire che probabilmente l'80-90% delle segnalazioni che arrivano dai cittadini sono o video o foto di cassonetti completamente ricolmi, debordanti di materiale, eccetera, oppure rifiuti, comunque sempre attorno ai cassonetti. Questi casi che abbiamo presentato poco fa fortunatamente sono più rari, però ecco, c'è molta attenzione da questo punto di vista. Allora la domanda che le faccio è: ma lei è contento, soddisfatto del servizio che svolge ERA in città, oppure c'è qualcosina da mettere a posto? Allora, io non sono mai soddisfatto, perché penso che si debba fare sempre di più e sempre meglio. Cerco di analizzare oggettivamente le cose, quindi io penso che ERA possa migliorare il lavoro che fa. Penso che sicuramente nella nostra città ci siano delle criticità riguardo al sistema di raccolta dei rifiuti. Penso anche che tutti debbano fare la loro parte, lo dicevamo poco fa, è chiaro che non è colpa di ERA se abbandonano i rifiuti, anzi ERA ci risolve il problema, perché lo va, li va a raccogliere. Così come ognuno di noi, ad esempio, se aumentasse la raccolta differenziata dei rifiuti, chiaramente aiuterebbe anche il sistema di raccolta dai cassonetti. Però penso che ci sono delle criticità che stiamo affrontando con loro. Sapete che io con ERA non sono assolutamente tenero, anzi più volte anche pubblicamente ho chiesto a ERA di fare di più. Dobbiamo intervenire sulle criticità che diceva lei. Ad esempio, per me è inaccettabile vedere un cassonetto della carta o della plastica pieno che non viene svuotato. Perché è inaccettabile? Perché se si è riempito vuol dire che i cittadini hanno fatto bene il loro dovere, perché hanno differenziato molto e quindi il cassonetto si è riempito. Ma poi magari viene svuotato in ritardo. Su quello bisogna intervenire, e noi applichiamo anche delle penali a ERA se non rispetta il giro della raccolta dei rifiuti. È chiaro che non si può prevedere in anticipo se un cassonetto si riempie o non si riempie, sono delle statistiche che si fanno in base ai conferimenti annuali su quel cassonetto, e quindi ERA, non so, dice quel cassonetto in media viene riempito una volta alla settimana, cioè viene riempito in una settimana e quindi passa una volta. Ma è chiaro che le nostre abitudini non sono sempre le stesse, cambiano di volta in volta, ed è per questo che nella gara dei rifiuti che noi stiamo facendo, perché vi ricordate che adesso ERA è in proroga, noi stiamo facendo una gara per affidare a un gestore nuovo, che potrà essere ERA come un'altra azienda a seconda delle offerte che arriveranno, certo, la gestione dei rifiuti. Abbiamo messo che bisogna fare un passo successivo e quindi arrivare a dei cassonetti, tra virgolette, intelligenti, cioè dei cassonetti che segnalano quando sono pieni. Così anche se quello non è il turno per andare a svuotarli, l'azienda deve sapere che quel cassonetto si è riempito, e quindi passare magari un giorno prima o due giorni prima, e quindi evitiamo questo fenomeno. Esistono già quindi questi cassonetti? Esistono già delle tecnologie che aiutano. Per dire, l'ultimo cassonetto che abbiamo messo a Savena, quello con la carta smeraldo, è una tecnologia interessante perché segnala quando è rotto. Cioè quando il cassonetto è mal funzionante, segnala alla centrale che non funziona, c'è un guasto, e quindi intervengono, tanto che a Savena
dove comunque ci sono ancora delle criticità che stiamo affrontando, però la situazione sta lentamente migliorando. I primi dati di raccolta col nuovo cassonetto che noi abbiamo sono molto interessanti, li presenteremo nei prossimi mesi, ma vedono che la raccolta differenziata aumenta e diminuiscono gli abbandoni, che non sono scomparsi, si vedono ancora in giro per il quartiere Savena, però sono in diminuzione rispetto ad alcuni mesi fa. E quindi vuol dire che siamo sulla strada giusta. È chiaro che il sistema dei rifiuti è una delle cose più complesse in una città, quindi da un giorno all'altro non si risolvono tutti i problemi. Però i dati che abbiamo, quindi dati scientifici per di più, che fa un ente terzo, quindi sono molto affidabili, ci dicono che la strada che abbiamo intrapreso è la strada corretta. Su quella dobbiamo continuare a lavorare. È bella l'app che avete, le segnalazioni dei cittadini anche in questo caso sono molto importanti, devono continuare a farle. Le segnalazioni a noi servono anche per vedere quali sono le criticità principali. Se in una via arrivano ogni giorno tante segnalazioni, vuol dire che lì c'è un problema che dobbiamo... Che non c'è semplicemente, cioè, un non è un caso, particolarmente non è un caso, quello è un solerte, esatto, quello è un problema. E allora convochiamo ERA, a me spesso capita, una via mi dicono che c'è un problema che non si risolve, tutti i giorni ci sono abbandoni di rifiuti, convochiamo ERA e con loro troviamo la soluzione. Quindi queste segnalazioni che devono bisogna che siano fatte sempre di più, perché ci servono a migliorare il sistema. Noi siamo qui e cerchiamo sempre di fare la nostra parte. Ha parlato di Carta Smeraldo, è venuto proprio qui nei nostri studi qualche mese fa a presentare, no, l'avvio di questa questa novità nel quartiere Savena, e adesso la novità si estende al centro storico. Quindi la raccolta indifferenziata avverrà non più tramite la raccolta porta a porta dei sacchi, no. Per esempio da me che abito in centro era lunedì il giorno in cui passavano, ma avverrà all'interno di un contesto più libero, diciamo così, in cui il cittadino va a conferire la propria indifferenziata nel cassonetto tramite questa carta smeraldo, e il cassonetto verrà svuotato, immagino, a cadenza regolare. Esatto, la carta smeraldo ci serve esattamente per cercare di aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti. Noi sappiamo che la legge ci dice che entro il 2020, quindi entro la fine del 2020, quindi tra circa un anno, noi dobbiamo arrivare al 70% di raccolta differenziata. E quindi questo sistema, che è un sistema che rivoluziona un po' la quotidianità del cittadino, è inutile dire che è una cosa semplice, il cittadino si deve abituare a un nuovo sistema, tutti noi ci dobbiamo abituare quando cambiamo le abitudini, quindi è chiaro che è un sistema impattante. Però aiuta a raggiungere questo risultato che poi i cittadini apprezzeranno, perché se noi raggiungiamo il 70% pagheremo di meno, chi differenzierà di più pagherà di meno, quindi è chiaro che c'è anche un obiettivo economico oltre che un obiettivo ambientale. Noi, se possiamo ridurre le tasse dei cittadini, io sono solo contento se lo facciamo, e quindi creare una Tari più equa dove chi differenzia di più paga di meno, a me, secondo me, è l'obiettivo giusto. In centro siamo arrivati a questa convinzione per andare incontro alle esigenze dei cittadini, perché il porta a porta è veramente un sistema molto impattante, perché hai degli orari e dei giorni prestabiliti. Il lunedì lei ha dalle 20 alle 22, se lei dalle 20 alle 22 non è in casa praticamente deve saltare una settimana, quindi è molto impattante per la vita quotidiana dei cittadini. E quindi questo sistema fa sì che l'indifferenziata, che è il rifiuto un po' più problematico, perché fa cattivo odore in casa, quindi non è bello tenerlo magari una settimana, uno lo potrà conferire quando vorrà nel cassonetto sotto casa, mentre carta e plastica in centro rimarranno a porta a porta, anche perché sono un po' meno problematici da tenere in casa rispetto all'indifferenziato. Ricordiamo brevemente quando avverrà, cioè, perché sono già in distribuzione le carte smeraldo in centro, quando si passerà definitivamente al nuovo sistema in tutto il centro storico? Entro Natale si passerà con i cassonetti, in questo momento sono, come diceva lei, in distribuzione le carte smeraldo, e quindi piano piano tutto il centro passerà al nuovo sistema, che ricordiamo da dicembre, oltre alle due tesserine che diamo a famiglia, si potrà usare anche l'applicazione per il cellulare, scaricabile gratuitamente. Ognuno di noi, io penso che sia comodo questo sistema, io l'ho fortemente voluto, perché la tesserina uno se la può dimenticare a casa, può capitare
ad ognuno di noi. Il cellulare tendenzialmente, uno purtroppo, siamo tutti, ce lo portiamo tutti dietro, non riusciamo mai a disconnetterci. E quindi avere il cellulare, l'applicazione sarà scaricabile gratuitamente, l'applicazione è il Rifiutologo, che è un'applicazione a Bologna, certo, abbastanza conosciuta perché ci aiuta a differenziare meglio, sarà scaricabile gratuitamente e da dicembre si potrà usare, e quindi se uno non avrà la tesserina potrà usare quella, o se magari una famiglia composta da 4 persone, 2 persone usano la tesserina e 2 persone usano l'applicazione, quindi sarà anche molto comoda. Il Rifiutologo, ricordatevelo, è da lì che si impara, per esempio, che il cartone della pizza va nella carta. Va nella carta. Ma se è usato, se è unto. Adesso sta cambiando, consigliando. Bisogna sempre stare aggiornati. È bello che. Bisognerebbe fare una lezione. Esatto. Affrontiamo anche queste cose di vita quotidiana. Adesso sta cambiando il sistema di smaltimento, quindi la carta, anche quella molto sporca, che prima andava consigliava di andare di non mettere nella carta perché non riusciva a differenziare, invece adesso consiglia di metterla nella carta perché i nuovi sistemi di smaltimento chiaramente sono sempre migliori e quindi riescono anche a prendere del materiale che non è di cui la qualità non è perfetta, quindi per dire il cartone unto. No, chiarissimo. E quindi anche bisogna sempre tenersi aggiornati. Il cartone unto adesso possiamo mettere nella carta. Abbiamo già la notizia, le agenzie sono avvertite. Ci fermiamo, facciamo un'altra breve pausa, a tra poco. Ultima parte di Daedalus, ospite questa sera con noi l'assessore Alberto Aitini, ancora tanti argomenti da affrontare, quindi cercherò di andare veloce. Assessore, abbiamo parlato di rifiuti, abbiamo parlato di tutto quello che riguarda l'aspetto, no, di quello che succede di notte, dei camion che girano per rimuovere, per raccogliere magari la raccolta differenziata, per svuotare i cassonetti, ma di notte a Bologna succede anche qualcosa di particolare. ERA è impegnata anche nella pulizia delle strade. Bene, la novità che lei ha portato ai bolognesi da qualche tempo è che, anzi da un mese di fatto, è che la pulizia strade del centro storico continua ad avvenire regolarmente, no, una volta al mese per ogni strada, ma da quest'anno, da questo settembre, non c'è più la rimozione coatta e quindi quel fastidioso doversi ricordare di spostare la macchina parcheggiata sotto casa. Sì, sono molto soddisfatto di questo provvedimento sul quale abbiamo lavorato tanto, dopo 20 anni siamo riusciti a trovare la soluzione che permette appunto di continuare a lavare con gli stessi standard qualitativi le nostre strade del centro storico, ma basta rimozione delle auto, che era fastidiosissima. Uno tornava a casa la sera, già è difficile trovare un parcheggio, esatto. Poi doveva ricordarsi che la sera c'era la pulizia e magari la metteva in una via vicino dove magari però c'era pochi giorni dopo e quindi la doveva rispostare. E quindi noi, le rimozioni portavano a migliaia di sanzioni all'anno, quindi parliamo di tante persone che sono state colpite purtroppo da questo provvedimento. Adesso abbiamo trovato la soluzione e quindi dal 23 di settembre, quindi da poche settimane, la pulizia è ricominciata, ma nessuno se ne sta accorgendo, nel senso che le strade continuano a essere pulite, ma nessuno se lo ricorda più perché appunto non deve più spostare l'auto, e questo sarà per sempre, quindi la può lasciare lì, non c'è pericolo di prendere sanzioni, è come se non succedesse, ce ne possiamo dimenticare quando la parcheggiamo sotto casa dopo una giornata di lavoro, ce la possiamo dimenticare perché la pulizia avviene ma l'auto non viene rimossa. E anche qui grazie ovviamente alle nuove tecnologie che consentono finalmente un sistema. Le nuove tecnologie aiutano moltissimo e poi abbiamo deciso anche di cercare di far tornare quelli che chiamiamo gli spazzini, che sono gli operatori ecologici, far tornare sempre di più nelle strade. Io ho tante persone che mi fermano e mi ricordano quando a Bologna c'erano gli spazzini. Chiaramente anche in questo caso le tecnologie in parte hanno fatto sì che ci fossero meno spazzini in giro perché la tecnologia aiutava a pulire
a pulire le strade. Però di notte li abbiamo fatti tornare e quindi insieme alle macchine che puliscono e che lavano ci sono anche degli operatori ecologici. Quindi diciamo che la tecnologia e la tradizione. La tecnologia e la tradizione. È un sistema che porta sia tecnologia che tradizione e quindi e poi va incontro appunto alle esigenze dei cittadini che spero che siano comunque soddisfatti di un provvedimento su cui, di cui sono molto contento. Senta, sempre a proposito di rifiuti per strada, è successo che qualche giorno fa lei si è trovato a passare in Piazza Ottagosto in un orario particolare del sabato, del venerdì o del sabato, subito dopo la chiusura del mercato della Piazzola, e ha visto qualcosa che non le è piaciuto, ma che per la verità posso dire anche tanti bolognesi non hanno apprezzato, almeno quelli che hanno relazione con la nostra emittente. Ha visto insomma una Piazza Ottagosto piena di sacchi di plastica, sporcizia, materiale vario, lasciato lì abbandonato in qualche modo molto disordinatamente dagli ambulanti della Piazzola, e allora ha detto: qua bisogna intervenire. Sì, esattamente così. A tanti di noi sarà capitato un venerdì sera, un sabato sera, di passare Piazza Ottagosto, Via Ernerio, e di vedere tutti questi rifiuti abbandonati di fatto a caso, cioè lasciati lì senza nessun ordine, non differenziati. E penso che fosse arrivato il momento di dire basta. Penso che Bologna non si meriti di vedere delle immagini, i cittadini di Bologna non si meritino di vedere quelle scene. Non era colpa di tutti gli ambulanti, e ci tengo a dirlo, perché una parte era attenta ed è attenta a queste tematiche, però una parte nel tempo ha lasciato proprio che le cose degenerassero e quindi se ne è completamente disinteressata. Allora, io che voglio bene a Bologna, ma voglio bene alla Piazzola, e quindi vorrei che fosse un mercato che si rilanciasse da tutti i punti di vista, sicuramente dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista della bellezza. Ho deciso di intervenire anche in modo molto radicale, siamo intervenuti in pochi giorni e abbiamo cambiato il sistema, che partirà dal 25 di ottobre, quindi tra pochi giorni, sì. E che obbligherà gli operatori della Piazzola a conferire in due compattatori, come se fossero due grandi cassonetti, i loro rifiuti alla fine della Piazzola, e a firmare una lista di, come se fosse una lista di presenze, quindi firmare che io sono andato, ho messo il mio rifiuto nel compattatore, ci sarà sempre un operatore di ERA di fianco che controllerà le operazioni, e quindi firmare che accerta che tu abbia fatto questa cosa e quindi non abbia abbandonato il tuo rifiuto nella Piazzola. Penso che sia una cosa di buon senso, che agli operatori non dà nessun fastidio, nel senso che l'orario di conferimento è dalle 17 alle 20, quindi hanno moltissimo tempo per farlo, e che porterà per di più a differenziare i rifiuti, perché oggi i rifiuti non sono differenziati, cioè era, passa, prende e li porta, e vanno tutti nell'indifferenziato. Dal 25 di ottobre, come tutti i cittadini di Bologna, perché se lo chiediamo a tutti i cittadini lo dobbiamo fare tutti, non è che i cittadini lo fanno, gli ambulanti non lo fanno, qualcuno sì, qualcuno no, se si deve fare bisogna che tutti si impegnino a farlo, e quindi anche gli ambulanti avranno questo nuovo sistema e dovranno differenziare e impegnarsi appunto a non lasciare il rifiuto lì abbandonato, che c'erano i furgoni che ci passavano sopra per andarsene dalla Piazzola, quando c'era vento arrivavano fino in Via Indipendenza, quindi uno non passava da lì ma vedeva questi rifiuti il rotolare. Ecco, io penso che sia un piccolo provvedimento che però, insomma, su un'area comunque che vede migliaia di persone passare, in particolare il venerdì e il sabato, dove sicuramente sarà sicuramente più bella e più pulita. Senta, per vicinanza, diciamo così, di luogo, siamo già passati due volte questa sera in Piazzola, la prima per parlare dei problemi di Piazza Ottagosto eventualmente legati allo spaccio, adesso per quanto riguarda i rifiuti della Piazzola, ma c'è stata una bella cosa invece qualche giorno fa in Piazza Ottagosto, Montagnola e Piazza 20 Settembre, che è stato questo villaggio Coldiretti, al quale so che lei ha lavorato, contribuito per la buona riuscita, l'abbiamo vista nelle immagini con il Premier Conte anche, e insomma
è stato un momento di grande vivacità per la città, per il centro cittadino. I bolognesi, penso di poter dire in modo abbastanza netto, hanno gradito questa iniziativa. Come diciamo, lei ha vissuto questi tre giorni intensi di Villaggio Col Diretti, un evento nazionale vissuto nel centro di Bologna? Io penso che sia stato un bellissimo evento, per di più ha visto la partecipazione, dati certificati, di circa 600.000 persone in tre giorni. 600.000 persone che, esatto, passano in quell'area sono tantissime. E penso che sia stato un bel evento che ha portato innanzitutto l'agricoltura in città, quindi la città ha parlato di temi di cui magari si parla poco, quindi temi legati all'agricoltura. È stato bello vedere tanti contadini del nostro territorio, della provincia di Bologna, poter esporre i loro prodotti e far capire le difficoltà e la fatica del loro lavoro quotidiano e farli vedere nel centro della città. Abbiamo parlato di Made in Italy e quindi delle difficoltà. In questi giorni si parla di dazi degli Stati Uniti nei confronti di tanti prodotti, tra cui i prodotti italiani. Quindi penso che sia stato un momento in cui si sono viste le eccellenze della nostra città. E poi questo mi ha fatto venire la voglia, ad esempio, di fare un mercato contadino a chilometro zero anche in Montagnola. Ce ne sono vari in città, sia nel centro che nella periferia, però mi sembra che la Montagnola sia un luogo che si presta molto magari a fare un mercato settimanale, appunto, di prodotti del nostro territorio, della nostra provincia, con i contadini della nostra zona che possono venire in Montagnola, sì, un giorno alla settimana. E ne ho parlato con tante persone e tanti cittadini li ho sentiti molto contenti, quindi stiamo iniziando a lavorare anche su questo. Bene, questo allora potrebbe essere un ulteriore avvenimento nel futuro. Parliamo e continuiamo a parlare invece del presente, perché è di pochi giorni fa, di ieri, la notizia di queste delibere che riguardano il famigerato, dico io, decreto UNESCO per salvaguardare un po' l'assetto del centro storico. State lavorando con tre assessorati insieme per cercare di migliorare anche i danni, lo dico io, mi ne assumo la responsabilità, i danni provocati dalla legge Bersani, da alcuni aspetti della liberalizzazione della legge Bersani, e cioè la vicinanza di troppi esercizi commerciali dello stesso tipo nella stessa zona, che creano comunque in qualche modo degrado, comunque fastidio. Sì, sì, l'ha detto lei, ma no. L'ho detto anche Merola in questi studi, posso dire, qualche anno fa. Il sindaco ha ragione, ma è una cosa che condividiamo tutti. Nel senso che quella è stata una legge che magari ha prodotto tante cose positive, però sul commercio ha creato molte difficoltà. Pensiamo appunto al tema della liberalizzazione delle licenze, quindi in una via noi potremmo avere solo negozi di un certo tipo, ad esempio tanti locali che sono nati nel tempo. E poi la liberalizzazione degli orari. Quindi una volta, vi ricordate, era il sindaco che decideva gli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali. Oggi un'attività potrebbe stare aperta 24 ore su 24. Questa è una delle mie tante battaglie che faccio quotidianamente per trovare un equilibrio tra il lavoro di attività commerciali, che giustamente devono lavorare, ma anche con il diritto dei residenti di dormire, ad esempio nelle zone della Movida, ma non solo, un provvedimento recente l'abbiamo fatto in Bolognina, insomma, quindi anche in zone non prettamente del centro storico, i residenti hanno tutto il diritto di dormire senza dover sentire gli schiamazzi, la musica a tutto volume, quindi purtroppo quello è un provvedimento che ha creato dei problemi. Sul centro storico noi siamo riusciti ad intervenire per una legge del governo Renzi che ci ha permesso, per salvaguardare i centri storici, quindi di fatto i nostri monumenti, siamo intervenuti con un provvedimento che ha anche un risvolto commerciale, e quindi abbiamo deciso di vietare per 3 anni l'apertura di attività di somministrazione, quindi di cibo e di bevande, che vuol dire ristoranti, pub, i negozi di vicinati, i cosiddetti negozi dei pakistani, i supermercati, cioè nel centro storico dove abbiamo potuto. Io l'avrei fatto in tutta la città, ma la legge chiaramente ci dava dei limiti, purtroppo. Siamo intervenuti e per 3 anni non potranno aprire, se non attività di altissima qualità
E ieri abbiamo deliberato appunto l'apertura, che per di più in 3 anni saranno pochissime comunque, l'apertura di una nuova attività che è un locale che farà musica jazz, farà insieme al jazz club bolognese, e quindi avrà una piccolissima per di più attività di somministrazione, ma sarà molto rivolto alla musica, in particolare la musica jazz, che comunque a Bologna ha una sua importante tradizione, e speriamo che sia un'attività che funzioni. Quindi diciamo che il comune in questo modo si riappropria un po' del potere che ha di dire: qui sì, ci può stare un'attività di altissima qualità, insomma di altissima eccellenza, quello che ha detto lei poco fa, in altre zone invece è bene che valga il decreto UNESCO e che si controlli. Nei limiti del possibile, per quello che ci permette la legge. È come uno strumento, dicevo, che vi aiuta. Se potessimo farlo, bisognerebbe farlo in tutta la città. Ma perché per i cittadini è molto importante avere sotto casa una serie di attività diverse. È inutile che ci siano 10 bar nella mia via, magari ne basta uno, ne basta certo, due, ma però poi mi servono una serie di attività. Lavasecco, il fruttivendolo, l'idraulico, certo, chi vende le tovaglie, cioè qualsiasi cosa. Quindi sarebbe importante diversificare. Purtroppo quella legge invece fa sì che ognuno di noi possa aprire un'attività dove vuole, come vuole e quando vuole, e quindi è chiaro che questo anche per i cittadini per me è un impoverimento, perché ci sono delle zone che si sono svuotate di attività e altre invece che magari ne hanno troppe dello stesso genere, e quindi servirebbe un equilibrio. Noi dove abbiamo potuto, perché la legge ce lo ha permesso, siamo intervenuti. Chissà che il Parlamento non metta mano a queste norme, e darebbe una grossa mano ai comuni, ai sindaci, che potrebbero un po' riuscire a ritornare invece a una norma che invece una volta, quando c'era, era molto utile. Allora, messaggio lanciato al governo Conte bis. Gliene stiamo lanciando un po' stasera, parecchi, poi gli andiamo a chiedere conto. Senta, a proposito, qui l'orologio corre, abbiamo pochi minuti, però da ultimo volevo trattare anche questo argomento. A proposito di locali, diciamo così, un po' da tenere osservati, sotto osservazione, ci sono le famose sale slot. Sì. In questo caso ci sono stati comuni che hanno emanato delle ordinanze particolari per tenerle sotto controllo, magari lontani da centri sensibili come le scuole, eccetera. A Bologna qual è la situazione e che cosa lei ha previsto da ultimo? Sono molto netto su questo. Io penso che si debba intervenire per limitarle il più possibile, ed è quello che abbiamo fatto. Abbiamo preso una legge della Regione Emilia-Romagna che ha fatto la Giunta Bonaccini, e abbiamo costruito una delibera comunale che ci permette di togliere tutte le sale scommesse che siano a meno di 500 metri di distanza dai luoghi sensibili, le scuole, gli ospedali, le chiese, le palestre, i luoghi dove ci sono i bambini. Quindi di fatto siamo intervenuti per chiuderne il 90% di sale scommesse che ci sono a Bologna. La legge prevede che abbiano 6 mesi di tempo per farlo, e nel caso altri 6 se dimostrano di essere in fase di trasloco, di fatto. Sì. Siamo a questo punto, in questi giorni sono i giorni cruciali, perché chi ha dimostrato di essere nella seconda fase, cioè quindi ha chiesto 6 mesi in più perché magari ha fatto un contratto d'affitto nuovo ma deve fare dei lavori, ad esempio, allora ha questa possibilità. Tutte le altre devono chiudere, quindi questi sono giorni cruciali, perché stiamo inviando le lettere di chiusura per chi non ha nessuna giustificazione per rimanere aperto, e sono quante vari... sono più o meno a le Bologna? Sale scommesse sono una cinquantina a Bologna, di cui circa la metà hanno dimostrato di avere la possibilità di altri 6 mesi che gli è stata concessa, e l'altra metà no. Quindi questa prima metà deve chiudere, e deve chiudere nelle prossime settimane. Non voglio fare esempi, però tutti noi li abbiamo in mente nella nostra zona dove abitiamo, l'abbiamo ben presente. Ecco, magari diciamo ai cittadini che già nelle prossime settimane, o mal che vada nei prossimi 6 mesi, dalla sua zona quella sala scommesse chiuderà. Poi ci sono invece le piccole sale slot, che sono quelle dei bar dove ci sono le slot machine,
E anche quelle la legge prevede che debbano andare a chiudersi alla scadenza della concessione. Quelle sono derivanti dallo Stato, le concessioni sono statali. E le concessioni scadono tutte in questi anni, tra il 2020 e il 2022. Quindi anche lì dovranno chiuderle. Noi in attesa della chiusura abbiamo fatto un provvedimento sugli orari. Non possono stare aperte, accese 24 ore su 24, devono rispettare orari molto rigidi. Se non le rispettano vengono sanzionate. Abbiamo già fatto decine di migliaia di euro di sanzioni. La polizia locale ha fatto già decine di migliaia di euro di sanzioni perché non rispettavano l'orario, e continueremo a controllare e continueremo a sanzionare. Assessore, il tempo purtroppo è tiranno e dobbiamo salutarci. Io la ringrazio come sempre di essere stato qui, grazie per averci portato quelle che sono le novità della nostra città, che soprattutto sono vicine alla vita dei cittadini, perché poi è questo che ovviamente ci interessa. Ovviamente qualora ci fossero novità è benvenuto come sempre a Dedalus, quindi grazie all'assessore Etini per essere stato con noi. Grazie mille a voi. Vi devo dare l'appuntamento perché questa sera dopo di noi, adesso praticamente, c'è la consueta puntata di Terza Pagina a cura di Gianfranco Parmigiani e Francesco Sorrentino, ma soprattutto dopo c'è la prima puntata di Abito Qui, il quindicinale di Acer, in cui si parla di tutto quanto significa abitare a Bologna, avere una casa a Bologna, essere in una casa popolare. Quindi seguiteci, perché tra pochissimo avremo Alessandro Alberani, il presidente di Acer, in questo nuovo format televisivo. Grazie a voi per averci seguito, vi auguro una buona serata.